Ciao a tutti! Settembre è volato in un soffio, ma com'è successo? Non mi sono manco accorto che è passato. Vabbè, comunque settembre è iniziato. È iniziato, no? Sta finendo. Buongiorno Matteo, ce la puoi fare? Settembre sta finendo o è finito? Ottobre sta per iniziare o è iniziato? E quindi mi ritrovo qui, come sempre, per raccontarvi le letture che ho intenzione di fare nel mese che si sta avvicinando o che ormai ha aperto le porte. E siamo prontamente in autunno, che secondo me è la stagione più bella, c'è proprio un clima rarefatto un po' uggioso che a me piace molto, si inizia a mettere la copertina ma non fa freddo, è la stagione in cui ci si veste meglio in assoluto, io non posso che essere contento, poi i colori delle foglie degli alberi, è una cosa che a me piace molto, e poi si avvicina Halloween che è la mia festività preferita, quindi sono contento, vabbè lasciamo perdere. In ogni caso, cosa leggerò ad ottobre? Ve lo presento nel video di oggi. Devo dire che ahimè, mi ritrovo in un blocco del lettore, probabilmente causato da Kiss Me Like You Love Me, ma mi rendo conto che sto leggendo più a fatica, non ne faccio un dramma perché come sapete non sono una persona che dice ho il blocco del lettore, oh mio Dio, tragedia, semplicemente evidentemente ho altri grilli per la testa ed è un periodo, tanto la passione per la lettura ce l'ho sempre, quindi anche se leggo meno del solito, leggo quando voglia, quindi non ne faccio un dramma e probabilmente anche per questo ho fatto una TBR più realistica, diciamo, scegliendo 7 libri, 8 libri, anche se voi sapete che ogni mese mi scelgo i libri che più o meno mi chiamano, ma li seguo sì e no, nel senso che sono tutti libri che ho voglia di leggere, ma poi scelgo i libri che mi chiamano, che vogliono essere letti. Tuttavia questi video li faccio anche perché voi stessi magari mi date dei feedback interessanti sui libri che vi propongo e magari mi aiutate anche a scegliere quale intraprendere prima, quale intraprendere dopo e così via. Siccome sono in una fase da blocco del lettore, ho completamente rivoluzionato la TBR, quindi non compariranno libri che sono stati presenti nell'ultima TBR mensile che non ho ancora letto. Ho deciso di cambiare totalmente tutto e devo dire che sono tutti libri potenzialmente molto interessanti. E partirei subito dal libro che ho in lettura, che in realtà è un grande classico, ma per qualche motivo non ho mai letto. Lo sto leggendo con una certa lentezza, me ne rendo conto, ma allo stesso tempo mi sta piacendo parecchio. È un libro di cui in realtà conosco gran parte delle vicende narrate, però allo stesso tempo volevo proprio entrarci a capofitto. È un libro che ho studiato letteratura inglese a scuola, quindi è un libro mega famoso, ho visto i film, eccetera. Però volevo proprio godere della scrittura in questo senso. E probabilmente questo libro non vi dirà niente perché non c'è nulla sulla copertina, perché è un'edizione vecchia, extra vintage, ripescata da una cantina, ma è Il Signore delle Mosche di Golding, un classico della distopia, se vogliamo, più che distopia non nel senso tradizionale del termine, ma appunto è la storia di questi bambini, questi ragazzini che si ritrovano su un'isola deserta, inizialmente con il desiderio, comunque con la speranza che gli adulti vengano a ripescarli, e poi pian piano, più il tempo passa, più formano una propria società vagamente utopica, che però tracolla. È un libro in cui, stranoto, sicuramente molti di voi l'avranno letto, in cui si indaga con un certo lato dark quanto il male sia insito nell'essere umano e dove anche può colpire coloro che vengono ritenuti innocenti per antonomasia, ovvero i bambini. Finora mi sta piacendo molto, soprattutto nella gestione delle relazioni dei personaggi, non sono ancora arrivato a un punto in cui veramente si arriva a un apice, però devo dire che mi sta piacendo, una lettura che sapevo mi sarebbe piaciuta e quando ho diciamo dei blocchi di lettura mi affido a libri che comunque non ho letto, ma che so più o meno che saranno delle letture di comfort, diciamo, e quindi molto spesso è anche l'occasione o per buttarmi su libri un po' più leggeri o per buttarmi magari su classici della letteratura
di cui so già qualcosa e allo stesso tempo mi permettono di coprire una lacuna, di leggere libri che so già essere belli, che non mi daranno fatica o filo da torcere. E quindi niente, Il Signore delle Mosche in lettura, un'edizione che non saprei neanche dirvi da dove sia uscita, senza copertina né niente, ma non posso che adorare. Nel mio più recente blitz al libraccio ho scovato due libri molto interessanti. Il primo è un libro proprio fuori catalogo, introvabile, eccetera, o almeno in realtà guardando su eBay e su IBS usato lo si trova, però non ho trovato granché informazioni sull'edizione italiana, solo informazioni sull'edizione originale francese, è del classico libro di cui non so niente ma che mi chiama dallo scaffale e dice guarda che ti piacerò. Il secondo invece è un libro che ho trovato all'usato, che avevo già visto in giro e soffermandomi diciamo sulla sinossi mi ha incuriosito parecchio, mi aspetto una cosa interessante. Sono due libri che in un certo senso parlano di anticonformismo, conformismo, quindi c'è anche questa sorta di fil rouge molto interessante dove mi aspetto anche un umorismo un po' cinico, un po' tagliente, un po' di satira che ci va sempre bene. Allora, il libro ignoto è questo, che non so per quale motivo mi abbia chiamato, non è particolarmente accattivante dal punto di vista grafico, però mi ha incuriosito, mi ha lasciato un po' dell'American Psycho vibe, e sto parlando di La vita comune dell'autrice francese Lydie Salver. E vi giuro, questo libro mi intriga tantissimo. È la storia ambientata in un ufficio che vede questo rapporto tossico che si viene a creare tra due colleghe, e tutto è descritto attraverso lo sguardo della protagonista. La protagonista è una perfetta conformista, lei vuole essere la lavoratrice modello, iperfocalizzata sul lavoro, iper rispettosa delle regole, sempre in impeccabile tailleur e senza mai qualcosa fuori posto. La sua vita viene però sconvolta nel momento in cui viene assunta una nuova donna, una nuova collega, che invece ama avere una vita anche al di là dell'ufficio. È molto chiassosa, ha la parlantina, cerca di fare amicizia in ogni modo con la protagonista, indossa un profumo piuttosto pesante di vetiver, insomma sembra una ragazza fuori dalle regole, o comunque un po' sovversiva, almeno dal punto di vista della protagonista. E quello che mi aspetto è che la vibe che io ho semplicemente da queste poche informazioni dal retrocopertina è che probabilmente più che raccontare comunque il dramma del lavoro alienante o quant'altro, mi aspetto una cosa un po' alla Stanza di Jonas Carlson, dove l'ionarrante non è affidabile. E tra l'altro ci trovo molti parallelismi a pelle con La Stanza di Jonas Carlson, che è un libro che vi consiglio sempre, ma mi immagino proprio che l'io narrante di questa donna estremamente perfetta e rigida in realtà sveli pian piano quanto labile sia la sua psicologia, e la faccia comunque la trascini comunque all'interno di una spirale di follia veramente inquietante. E mi aspetto anche un po' di umorismo nero, quindi sono molto curioso di leggerlo. Questo è alla priorità assoluta, perché so che è il classico libro perfetto per i miei gusti, che potrebbe sbloccare questa situazione di scarsa lettura del momento. Ed è l'edizione italiana, uscì nei primi anni 2000 per Bollati Boringhieri, quindi se lo trovate, se vi ispira, sappiate questo. Il libro invece che è più recente, l'ho già visto da qualche parte in libreria, che ho beccato all'usato, ma solo quando l'ho beccato all'usato mi ci sono avvicinato un po' così per vedere di che si trattava, e mi ha intrigato, ed è La piccola conformista, dell'autrice Ingrid Seiman. Questo libro mi dà delle vibe invece da film stile Incantesimo napoletano di Paolo Genovese, che è una commedia molto carina che raccontava la storia di una famiglia ipernapoletana che subisce un'eterna sciagura, perché la loro figlia, la loro figlioletta, il loro più grande tesoro, si rivela essere milanese del nord, quindi già un'idea molto divertente, che qua, diciamo, ha una qualche affinità, perché dal punto di vista politico, ed è un ragionamento a livello ovviamente satirico sulla società, sul perbenismo, e sono molto curioso di vedere come sarà sviluppato. È la storia di una bambina
La piccola conformista, appunto, che racconta dal suo punto di vista. Lei è profondamente di destra, è iperconservatrice, segue tutte le regole, vuole che tutto sia in ordine, ma nasce in una famiglia di estrema sinistra, molto hippie, contro la proprietà privata, fumano sostanze stupefacenti, i suoi genitori in una comune, sono pro al sesso libero, emancipazione, quindi un bel contrasto. Sono curioso di vedere come viene sviluppata questa storia, sperando che non entri troppo nei cliché o comunque che sappia gestire questa intuizione accattivante in modo geniale. Comunque devo dire che sono abbastanza curioso e spero che sia un libro divertente, soprattutto. E a proposito di divertimento, allora, questo libro, di cui in realtà so poco, l'ho preso perché me l'ha consigliato Martina, che saluto, la mia collega, amica, e lei ha buon gusto nelle letture, e me l'ha consigliato come libro anche per sbloccarmi, un libro divertente, esplosivo, e una nuova uscita di Nottetempo, che ho acquistato sulla fiducia perché io e lei abbiamo gusti molto simili, ed è Il bikini di Silvia Plath, di Giada Biaggi, che, se non ho capito male, Giada Biaggi, devo essere sincero, non la conoscevo, ma è un personaggio a tutto tondo, è anche attrice, comica, stand-up comedian, podcaster, e questo appunto è un romanzo che, a quanto ho capito, ha una verve ironica, comica, che parte tutto dalla classica innamoramento virtuale che porta a scatafascio la vita della protagonista, un po' alla Bridget Jones forse, ma quello che mi ha convinto ad acquistarlo è che mi è stato presentato come una sorta di satira feroce della Milano bene, però vista dall'interno, con autoironia, quindi non è quella classica critica alla borghesia fatta dai borghesi, dove però non sono così, no, è proprio autoironico, ironico, tagliente, sagace, così me lo aspetto, e se ha questa vibe potrebbe piacermi molto, quindi sono contento di lasciarmi andare a una lettura più piacevole, più leggera, ma che allo stesso tempo potrebbe veramente piacermi molto. Poi sono mega curioso anche di questo nuovo romanzo, una nuova uscita che mi ha mandato Bompiani, è il nuovo libro di Lauren Groff, autrice che è esplosa con Fato e Furia, che non ho mai letto perché non mi ha mai ispirato granché. Trovo molto più interessante, secondo me, proprio lo spunto di partenza di Matrix, che è appunto il nuovo romanzo, che trascina il lettore all'interno di un convento nel Medioevo, e quindi seguiamo la vita di queste suore, dove si crea anche una sorta di piccola comunità con anche luci e ombre, in cui si muove la protagonista, che è una ragazza estremamente appassionata, con le sue idee, in un contesto però molto cupo, molto, molto restringente, e dove ho sentito venga esplorata in modo, io mi immagino un po' anche in modo un po' esoterico, l'aspetto saffico in questo convento. Sono molto curioso di leggerlo, anche perché ne ho sentito parlare molto bene, e soprattutto mi è stato sempre presentato come un romanzo molto originale. Sono molto curioso, quindi non vedo l'ora di leggerlo. E se abbiamo buttato lì una scintilla di tematiche LGBT, allora io mi metto in lista anche un classico dei classici della letteratura LGBTQIA+, Maurice di Forster, che non ho mai letto. È la storia appassionata e tormentata che lega due compagni di college, Maurice e Clive, una storia che ovviamente per l'epoca, per un'epoca così chiusa e con tanti pregiudizi e regole assurde, viene vissuta in intimità, in segreto, e con due prospettive molto diverse. Infatti Clive cercherà di viverla come un passatempo, diciamo, per poi gettarsi nella normalità, mentre per Maurice questa avventura, questo grande amore, diventa l'occasione per aprire lo scrigno dentro di sé e attraversare a livello più introspettivo la propria sessualità, la propria persona. Sono molto curioso di leggerlo, anche perché so essere un vero e proprio must, quindi è arrivato il momento. E
come penultimo libro mi concedo anche un bel mattone, che però devo dire mi ispira parecchio e di cui mi piacerebbe anche recuperare il film, anche solo per quanto se ne è parlato. Un film appunto tratto da questo romanzo, che ha 1000 passapagine, ed è Blonde, il nuovo romanzo di Joyce Carol Oates. Quello che mi interessa è che la Oates, che è una bravissima scrittrice, generalmente quello che ho letto di suo mi è piaciuto, con alti e bassi, ma quando raggiunge gli alti veramente riesce a colpirmi. E ho molte aspettative su Blonde perché l'autrice riprende l'icona cinematografica per eccellenza della diva, ovvero Marilyn Monroe, all'anagrafe Norma Jean, quindi passata alla storia per il suo personaggio di bionda diva svampita, quando in realtà svampita non lo era affatto, anzi era un personaggio fortemente tormentato, molto intelligente, un'attrice molto intelligente, molto tormentata, con i suoi lati oscuri, contro un business come quello dell'Hollywood dell'epoca d'oro, estremamente maschilista, estremamente sfidante, diciamo. E la Oates riprende il personaggio reale di Marilyn Monroe per tracciarne un affresco psicologico e per entrare veramente nella psiche della diva. Quindi ovviamente non dovete prenderlo come una biografia, ma una biografia romanzata dove la scrittrice ha la grande sfida di raccontare l'interiorità di un personaggio che è conosciuto solamente dal punto di vista esteriore e molto spesso affossato da scandali o dal mega tamtam mediatico che anche a distanza della tragica scomparsa di Marilyn Monroe ormai nel 62 continua a far parlare di sé. Si perde il numero degli adattamenti cinematografici, delle serie che vengono realizzate sull'attrice. Ecco, trovo molto interessante in questo marasma di materiali il tentativo della Oates di entrare veramente nell'intimità del personaggio e raccontare i suoi tormenti in modo che non diventi una cosa voyeurista, cioè non me la immagino così, ma dove Marilyn Monroe diventa un simbolo per parlare di molte dinamiche sociali, o almeno così mi aspetto. Sono molto curioso di leggerlo, ovviamente devo trovare un momento giusto per poter godere di così tante pagine, e questo è un periodo un po' stressante, quindi aspetto un attimo. L'ultimo libro invece è un saggio, e l'argomento mi interessa molto in realtà perché potenzialmente è molto interessante. È un saggio che appartiene alla collana di saggi dedicata alla TV e media di Minimum Fax, che si chiama Eurovision Song Contest, una storia europea. È un saggio sulla nascita dell'Eurovision, ma quello che mi interessa è anche il fatto che sicuramente si racconterà dell'Eurovision, della nascita, dello sviluppo, magari i brani iconici, ma quello che mi interessa è che comunque è capire come una trasmissione, una celebrazione musicale così popolare possa essere simbolica nel tracciare la storia dell'Europa e dei paesi europei che partecipano al festival. Sono molto curioso di leggerlo perché secondo me non sarà un semplice saggio di musica, perché proprio per definizione l'Eurovision viene visto come uno spettacolo pop, a volte anche molto trash, però effettivamente se ne tracciamo la storia ci sono degli aspetti da considerare, banalmente il crollo dello Jugoslavia, la fine dell'URSS, la caduta del muro di Berlino, cioè tantissimi fatti storici che possono essere riletti anche in questa chiave inedita, popolare, pop. Sono molto curioso di capire come all'interno del libro confluiscano la storia della canzone popolare con la storia dell'Europa. Quindi mi incuriosisce parecchio e spero che il libro proceda su questi lidi, perché è il motivo per cui mi appresto a leggerlo. In ogni caso, niente, questo era l'ultimo libro che ho selezionato per le letture di ottobre. Quindi fatemi sapere che ne pensate delle letture che ho scelto, fatemi sapere se avete già letto qualcuno di questi libri, che ne pensate, quale dovrei leggere prima, quale vi incuriosisce di più. Fatemelo sapere, ma soprattutto raccontatemi cosa state leggendo voi. In ogni caso vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!